Allora, amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, nei locali della Memo, della Mediateca Montanari, dove si sta avviando un'iniziativa dal titolo La Biblioteca della Legalità. Quindi si parlerà di legalità, di Costituzione, e siamo insieme a Gustavo Ferretti, uno dei relatori, che appunto parlerà di Costituzione e legalità democratica. Esatto. Allora, lei era dirigente scolastico. Io ero dirigente scolastico del liceo Marconi di Pesaro, sì, fra 4 anni fa. Sì. È già impegnato nella divulgazione. Eravamo già impegnati in questo tipo proprio di operazione culturale nel territorio. Quindi ci può parlare come nasce questa iniziativa e cosa si prefigge? Ma diciamo, nel momento in cui è nata questa iniziativa, anche sempre diciamo così di pari passo con i magistrati più diciamo così innovativi e progressisti, è nata per difendere i valori fondanti della nostra Costituzione, quindi del nostro vivere civile. Soprattutto insistemmo fin dalle origini, come già è ben messo anche qui nel titolo del convegno, sul diciamo così attributo da aggiungere al termine legalità democratica, perché c'è legalità e legalità, sì. Anche la legalità di uno Stato totalitario è legalità. Quindi abbiamo voluto insistere proprio su questo connotato specifico della legalità in democrazia, cioè la legalità democratica, e proprio allo scopo di difendere i valori di questo e di conservarli, se possibile, i valori fondanti della legalità democratica. Ma il taglio che do io non è di carattere giuridico, non è esclusivamente di carattere giuridico, provenendo da studi di tipo filosofico, io cercherò di individuare alcune parole fondamentali, di dare quindi un'interpretazione di filosofia politica al concetto di quell'idea della Costituzione e anche storica sulle modalità con cui la Costituzione italiana è nata. Okay. Bene, grazie. Prego. Diciamo in bocca al lupo per l'iniziativa. Va bene.